Non conoscevo le virtù di un'area che unisce tra l'altro spiritualità, natura, la bellezza architettonica della storia e poi il cibo e soprattutto l'accoglienza. Ecco, a coloro che ho chiamato e invitato al festival, a parte gli amici ma anche molti musicisti, io questo ho detto: fidatevi, perché se vado lì io da 9-10 anni, lo faccio anche per lavoro, ma perché è una cosa di grande soddisfazione, di grande partecipazione, di condivisione, e ne vale veramente la pena. E nessuno fino adesso si è lamentato. 5 giorni di musica, parole, poesia, arte figurativa, yoga, visual, danza e trekking nel cuore del Parco delle Foreste Casentinesi. L'appuntamento con il festival, naturalmente pianoforte, è fissato da martedì 16 a domenica 21 luglio. Per la prima volta tocchiamo tutti i comuni del Casentino. È organizzato da Prato Veteri APS, associazione che da oltre 10 anni ha pensato di valorizzare il proprio territorio attraverso la musica. Noi abbiamo cercato negli anni di tessere una rete di rapporti con tutte quelle che sono anche le piccole realtà dei territori, quindi con le proloco, con anche dei piccoli borghi. E questo alla fine ci ha permesso di raggiungere questo risultato, perché chiaramente troviamo dove andiamo il supporto da parte di tutti. Un connubio speciale che si è trasformato negli anni in un percorso artistico innovativo e sperimentale, costruito attorno alle note del pianoforte, ma non più esclusivamente musicale. E quest'anno c'è un programma e un calendario più ricco che mai, non solo di concerti, ma anche di iniziative collaterali, dalle mostre alle camminate, alle presentazioni dei libri, alle masterclass, all'arte. Durante il festival, il Parco delle Foreste Casentinesi diventa palcoscenico naturale di una serie di eventi che intrecciano la musica ad una moltitudine di espressioni artistiche. Chi viene a Prato Vecchio durante il festival trova degli eventi per 24 ore, quindi c'è chi si vuol divertire, vuole andare a vedere una performance o un concerto la notte alle 3, trova qualcosa da fare. Concerti ce ne sono anche in questo caso una ventina, che hanno comunque la possibilità di svariare tra i generi. C'è una ampissima presenza femminile, perché ci sono tante artiste, tante figure che potevano assolutamente rientrare nella nostra strategia artistica, e quindi ci sono anche i vari generi rappresentati, perché abbiamo i cantautori, abbiamo una quota di pop, abbiamo una presenza di jazz naturalmente, anche qualcosa di sperimentale, diciamo un po' più ardito, e quindi ci sono, sempre con il pianoforte protagonista, diversi momenti un po' per tutti i palati, e abbiamo anche un segmento di figli d'arte, perché ci sarà il concerto di Filippo Graziani. E poi il concerto in duo, questa è una novità perché non suonano mai insieme, di Paolo Iannacci insieme a Frida Bollani. Faranno un concerto che presentiamo un po' come esclusiva, un po' come fiore all'occhiello, sono amici, e quindi io ho proposto loro questa ipotesi e l'hanno abbracciata volentieri. Sono curioso di ascoltarli, perché tutti gli altri concerti più o meno li conosco, li ho scelti anche in virtù di quanto mi era sembrato. Qua invece andiamo a scoprire le carte insieme quella sera.